Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Facciamoci una pedalata, va. E in questa puntata faremo un tour delle due ruote, non solo biciclette ma anche monopattini, due ruote elettriche, famosi motorini e scooter. Cosa vi possiamo dire? Ormai le si ritrova dappertutto, in tutta Milano, ormai abbiamo fior fiori di professionisti, tra virgolette, del crimine che sanno come aprire, come nasconderle, come riconvertirle anche verniciandole, anche aggiungendogli dei pezzi, nascondendo i numeri del telaio e tutti i vari apparecchi elettronici che sono stati messi per difenderli. Lo stesso vale anche, nonostante le targhe, per i monopattini. E di solito dove troviamo queste biciclette, insieme ai carrelli, come dicevamo settimana scorsa, troviamo degrado, troviamo pericolo, troviamo insicurezza. E questo purtroppo oramai capita in tutte le zone di Milano e con qualunque clima in tutte le stagioni, purtroppo, non solo d'estate. Siamo di fronte al Parco Ravizza, guardate cosa troviamo. Una bella bicicletta della Ofo, un'altra grandiosa scelta finita male nell'ecologia del Comune di Milano. Non manca la bicicletta Ofo. Biciclette dappertutto, biciclette nei giardini, biciclette negli spazi condominiali, delle case popolari private, negli spartiti traffici. Insomma, non si sa più dove passare, dove passa un disabile con monopattini, biciclette, eccetera. E per non parlare di tutte le proprietà occupate, dei navigli, di tutte le fontane, queste biciclette sono andate dappertutto, persino sui ponti. Guardate questa bicicletta, è riconoscibile, ormai è un relitto. Ed ecco altre biciclette, in questo caso in una proprietà occupata, smontate, cannibalizzate per crearne delle altre, per aggiustare altre biciclette. E perché vi diciamo tutto questo? Perché certamente non è una catena, non è il telaio a fermare questi ladri che si sono organizzati e che creano officine abusive dove appunto si fa questo lavoro. E a proposito di questo posto, dove ne abbiamo trovate tante e tutta l'attrezzatura, il meccanico è scappato via, non ha voluto rilasciare interviste. Abbiamo cercato di vedere se si poteva dire due parole, ma hanno preferito chiuderci la porta e quindi li abbiamo lasciati andare. In questo caso eravamo in una proprietà del comune molto grande che, come potete vedere, oltre che officina fa anche da discarica. E poteva mancare una famosa bicicletta della Rivoluzione Verde di Beppe Sala alla Giunta di Milano. Guardate che bella bicicletta, disponibile per fare una pedalata a chiunque. Peccato che sia stata un po' distrutta. Ah, comunque, vieni Paolo, scusa che ti faccio vedere una cosa. Tanto per non dire, è stata oltretutto verniciata perché era gialla ed è stato spaccato il fermo qua, guardate. E siamo dietro lo Yulm, stazione Romolo di Milano. Che dire. E che dire poi delle scooter elettrici che occupano i marciapiedi, vengono posizionati dappertutto, anche in posizioni pericolose, e i disabili e i pedoni non riescono a passare. Sembra che questi mezzi possano essere usati senza nessun pericolo di multa, di sanzione, insomma una roba incivile.
E continuiamo poi con i monopattini, anche questi abbandonati da qualunque parte, anche contro le macchine, a danneggiare i veicoli. E oltretutto c'è anche chi le biciclette, che dovrebbero essere di tutti, se ne rende proprie, legandole con le catene, levando la disponibilità. Abbiamo ancora il problema delle off bike. Adesso il nostro Paolo vi farà vedere in chiusura cosa abbiamo trovato in una via centrale di Milano, del municipio 8. Ancora queste biciclette, e sicuramente utilizzate da personaggi che hanno il coraggio di tagliare i lucchetti per portarsele via, tagliare i loro fermi, eccetera. Insieme alle famose biciclette off o le bici dei clandestini e dei delinquenti, vi salutiamo, seguiteci, andiamo avanti. City Report.